Allora, Presidente, neanche mezz'ora fa abbiamo comunicato in questa commissione che eravamo a conoscenza di alcuni emendamenti non depositati dal relatore che venivano spacciati nelle sale antistanti alla commissione bilancio. Lei, Presidente, mi ha detto a questo microfono che se li avessi trovati e glieli avessi portati non li avrebbe ammessi alla consegna. Benissimo, il Movimento 5 Stelle, come al solito, quando dice una cosa insomma la fa, e abbiamo trovato questi emendamenti che sono quelli non depositati dal relatore, quindi siamo qui a chiedere a lei, Presidente, di non depositarli. Io e i miei colleghi li abbiamo letti. Ora, la questione non è se un emendamento è furbo o non è furbo, la questione è una questione di metodo e di educazione, ma educazione non nei confronti di maggioranza opposizione, educazione nel rispetto di quella che è l'attività politica dell'opposizione, della maggioranza, del governo, di chiunque. Il rispetto è quello che dobbiamo avere nei confronti del Parlamento ed è quello che non è stato tenuto conto nel momento in cui c'è qualcuno che poi che sia usuale nei palazzi spacciarsi gli emendamenti, i vari decreti che ancora non sono usciti, questo l'abbiamo imparato anche noi in questi 3 anni. Ma secondo noi, soprattutto in un momento come questo, molto delicato, su una stabilità che ha delle grandi difficoltà e su cui tutti noi, insomma, siamo consapevoli esserci delle grandi difficoltà, non ci sembra per nulla corretto. Quindi io, Presidente, le chiedo, nonostante i temi che possono essere marchette oppure no, e abbiamo visto che dentro un po' di marchette comunque ci sono, la questione non è nella bontà degli emendamenti, ma è nella metodologia. Riteniamo, visto che lei giustamente prima ha detto qualora questo sia davvero successo io non li faccio presentare, siamo qui come Movimento 5 Stelle a chiedere di non far presentare dal relatore degli emendamenti che sono stati spacciati da altri, né dai funzionari delle commissioni, ci tengo a dirlo perché sono persone corrette, probabilmente neanche da deputati e dallo stessi relatori, ma da altri membri che sono fuori dal Parlamento. Grazie. Grazie.